La mitologia, scrive Kereni, si esprime sempre attraverso le immagini, che sono materia della mitologia come i suoni sono materia della musica. Una materia di cui sono fatti i nostri sogni e che una volta rappresentata non si presenta più come una creazione soggettiva, ma come qualcosa di superindividuale. La mitologia appare come materia, segreta o manifesta, di molte religioni. Le religioni, la poesia, scrive Hermann Hesse, sono tentativi di esprimere per immagini l'inesprimibile. La religione arcaica romana, nella sua primitiva severità, quasi rinunciò a ogni tentativo di concretizzare l'idea di divinità in templi e simulacri. Quasi tutte le immagini sacre romane ci vengono da copie dell'arte greca, l'arte di un popolo militarmente sconfitto che impose ai vincitori il dominio di una cultura molto più antica di Roma. Dice ancora Hermann Hesse: nel gioco dell'illusione mi vedo volentieri immerso. Ciò che colpisce i sensi mi appare simbolo dell'infinito, perché l'Eterno è in noi. Prima di ogni cosa fu il caos, poi la terra dal vasto petto, e la terra generò Urano, il cielo, che tutta intera potesse coprirla, e agli dèi immortali potesse essere sede in eterno. La teogonia di Esiodo ha inizio dal caos, immensità oscura, dove gli elementi, prima di ogni creazione, si agitano senza forma. Scrive Mommsen: quando il tuono rumoreggiava tra i monti, il greco vedeva Zeus sull'Olimpo. Quando il cielo azzurro sorrideva, egli mirava nell'occhio splendente di Atena. Le immagini vivevano possentemente in lui, ed egli, secondo le leggi della bellezza, le formava liberamente in esseri raggianti, portati dallo splendore delle forze naturali. Seguendo una tradizione orfica, Aristofane narra che dalla notte nacque amore, desiderio del mondo, rapido come tempesta di vento. Non esistevano mortali prima che amore mescolasse tutte le cose. La terra, il cielo, l'oceano e tutta la stirpe beata dei celesti nacquero da questa mescolanza. La Sicilia e tutto il sud dell'Italia avevano opere di splendore pari a quelle della madrepatria ellenica. Quando queste opere si diffusero in Italia, anche a nord della Magna Grecia, la severità dell'arcaica religione latina, che poco o nulla concedeva all'immagine, ne restò profondamente trasformata. Il popolo amava vedere l'oggetto del proprio culto materializzato in forme individuabili, che appagavano l'occhio, coinvolgevano la memoria, eccitavano la fantasia attraverso il fascino poetico delle storie mitologiche. Era anche bello vedere i simboli della propria religione, i templi, i santuari, espressi in un'architettura che nelle sue pur complesse codificazioni formali aveva raggiunto una bellezza prossima alla perfezione,
insieme a una rara immediatezza comunicativa tanto da imporsi come modello per i secoli futuri. Come capacità di presa, l'arte sacra dei greci aveva anche il vantaggio di stimolare la gioia di vivere, più dei doveri. Scrive il poeta negli inni omerici. La terra io canterò, l'antichissima madre di tutto, salta sulle sue basi, che nutre quanto è sul suo dorso. Tutti gli esseri della terra, del mare, dell'aria, si nutrono di te, madre degli dèi, consorte del cielo stellato. Gli Etruschi furono il principale tramite culturale tra Roma e la Grecia. Le immagini dell'arte greca si trasmisero prima agli Etruschi e poi ai Romani. Giove, Marte, Minerva ebbero i loro corrispondenti e precursori in Etruria, dove l'assimilazione di molte divinità etrusche e latine a divinità greche era già avvenuta prima che le stesse identificazioni si verificassero a Roma. Ma prima ancora che greci ed etruschi facessero sentire l'influenza della loro cultura, Roma ebbe una sua religione di matrice italica, latina. Ovidio narra nei Fasti che Saturno, fuggendo da Giove, approdò in Italia risalendo il Tevere in una regione che dal dio latente fu detta Lazio. Il Saturno di cui parla Ovidio è già stato assimilato al greco Cronos, ma aveva origine come mitico re delle genti d'Italia in una favolosa età dell'oro, dio del benessere e dei tesori racchiusi nella terra. La terra concede i suoi frutti solo a prezzo di un lavoro quotidiano durissimo e dell'uomo non sempre è amica. Da questa grande madre tiranna, avara o generosa secondo il capriccio degli elementi, la religione romana trae le sue originarie divinità, severe, espressioni di un legame morale, ferreo con la natura. Alcune di queste divinità resistettero nel culto romano fino alla caduta dell'impero senza quasi subire contaminazioni dalla mitologia greca. Esempio emblematico fra queste, Mater Matuta proteggeva la maternità e ogni nascita. Matuta è connessa con Matutinus. È il mattino di chi nasce. È anche il mattino della donna che si sposa e diventa madre. Fin dalle origini, per i romani, gli dèi sono fonti di minaccia, ma anche di aiuto. Era essenziale per i romani interpretare la volontà degli dèi e mantenersi con essa in buona armonia attraverso la cura rigorosa della forma rituale. Il Vissova afferma che la preghiera per i romani non è tanto un atto autonomo di pietà religiosa, quanto una dichiarazione orale che rende perfetto da parte del mortale il sacro atto giuridico e, se compiuta nella giusta forma, costringe anche la divinità a parteciparvi. Nel
nel rapporto con gli dèi, come in affari, era d'obbligo attenersi alla lettera dei patti. E una preghiera, né più né meno di una querela in tribunale, poteva rendersi nulla per un errore di formulazione. Antichissima origine italica, il dio Giano ha due facce come una porta, una rivolta all'esterno e una all'interno. Nella religione romana a Giano apparteneva ogni ingresso, ogni inizio, ogni passaggio dal noto all'ignoto. Dava il nome a gennaio, il primo mese dell'anno. La guerra, intesa come pericolosa apertura al futuro, era indicata dalla porta del Tempio di Giano, che rimaneva aperta fino al ritorno della pace. Il Colle Gianicolo, quando fu dedicato a Giano, segnava l'ingresso e l'avamposto di Roma nel territorio etrusco, che cominciava appena al di là del Tevere. Alla guerra presiedeva Marte, antichissima divinità italica cui era consacrato il mese di marzo, inizio della primavera. Gli Avi, dice Ovidio, venerarono Marte più degli altri dei, poiché protegge le armi, e le armi diedero a questa fiera gente potere e onore. Nel foro gli era dedicato un tempio come Marte Ultore, cioè vendicatore della morte di Cesare. Nel recinto del tempio di una sua divinità minore, Bellona, era la columna bellica, dalla quale, per uso rituale, veniva lanciato un giavellotto verso il Tevere a ogni dichiarazione di guerra. I Dioscuri, Castore e Polluce, detti anche a Roma i Castori, erano le divinità che proteggevano dai pericoli di mare e di terra. Tra l'Aventino e il Palatino era l'Ara Massima, dove si praticava il culto di Ercole. Secondo la tradizione, era un culto anteriore alla formazione di Roma. Ebbe origine probabilmente dal fenicio Melkart, già identificato a Tiro con l'Eracle greco e pervenuto a Roma dalla colonia tiria di Cadice. A Roma, Ercole impone la sua leggenda di eroe buono che lotta vittoriosamente contro il cattivo, il malfattore. Tito Livio e Virgilio narrano la storia del suo arrivo in Italia e della sua lotta con Caco, il ladro di bestiame
che Ercole uccide guadagnandosi la venerazione dei contadini e dei pastori del Lazio. Il culto di Ercole era diffuso in molte città d'Italia, come Cori, dove aveva un tempio sull'acropoli della città. Si protrasse a lungo l'uso di versare a Ercole le decime. Era il residuo di un assetto politico in cui si era sudditi di un fanum, un santuario dotato di un proprio territorio dove riscuotere una parte dei prodotti agricoli. Quirino è il nome del figlio di Marte, Romolo, leggendario fondatore di Roma, assunto fra gli dèi. Fondando Roma, egli fonda il popolo romano. Divenendo dopo la morte il dio Quirino, gli dà un'origine divina. Divinità romana per eccellenza, al tempo dei primi re, Quirino faceva parte dell'arcaica triade dominante insieme a Marte e Giove. Nella triade arcaica dominava Giove Laziare, che garantiva la pace fra le città del Lazio, Roma compresa. Quando Roma, sotto i re etruschi, divenne capitale del Lazio, dedicò il più rappresentativo dei suoi templi sul Campidoglio a Giove Ottimo Massimo. Era un Giove diverso, che apparteneva soltanto a Roma, e faceva parte di una nuova triade con Giunone e Minerva. Possedeva l'autorità altissima di un riferimento, oltre e più che religioso, politico, poiché da solo esprimeva il nuovo Stato romano. Non aveva perso il suo carattere sovranazionale, anzi, facendosi rappresentare da Giove, Roma assumeva essa stessa un significato sovranazionale, ponendo il seme della futura grandezza che le avrebbe consentito di far diventare romani popoli di ogni lingua e razza. Ritenuto il più grande fra gli dèi, Giove non ha settori di potere e presiede a innumerevoli cose. È Jupiter Victor nelle Idi di aprile, Invictus nelle Idi di giugno, Stator, colui che ferma il nemico, Lucezius, dio della luce. Tutto il mese di settembre poteva dirsi sacro a Giove, anche se la vera festa era alle Idi del mese, con grandi giochi e banchetti. Un aspetto del Giove italico non poté assimilarsi in nulla al Giove greco. Vediovis era un Giove oscuro, in divenire. Era rappresentato come un fanciullo e presiedeva tutto ciò che è incompleto, fuori della norma. In questo suo aspetto misterioso aveva culti celebrati sull'isola Tiberina e nel cosiddetto asilo, sotto il Campidoglio, dove Romolo accoglieva banditi e profughi per farne cittadini dell'urbe. Al mistero della menomazione fisica, della malattia, contro cui la volontà umana è spesso insufficiente, presiedeva anche Apollo, che fu introdotto a Roma come dio guaritore. Restò, come in Grecia, il protettore delle arti,
ma per i romani i suoi attributi fondamentali furono la medicina e la divinazione. La Sibilla, mitica sacerdotessa di Apollo con un santuario nella grotta di Cuma, aveva scritto, secondo la leggenda, alcuni libri sacri di divinazione. Tarquinio il Superbo li avrebbe trasportati a Roma, dove erano consultati istituzionalmente su ordine del Senato. Quando l'ordine etico romano, basato sulla volontà e il libero arbitrio, vacillava di fronte all'importanza di una decisione, si ricorreva ai libri sibillini. L'antro della Sibilla Cumana fu la porta della magia d'Oriente verso Roma. La consultazione periodica dei libri sibillini determinò l'ingresso in Roma di molte divinità. Cibele, lo stesso Apollo e il suo divino discepolo Esculapio. Come dio medico, Esculapio agiva nell'orbita di Apollo, ma la collocazione del suo tempio nell'isola Tiberina testimonia di una sua comprensione anche nell'orbita di Vediovis, il Giove oscuro, protettore di tutto ciò che è infermo, mancante. Esculapio è il nome romano dell'eroe greco Asclepio. Di lui Pindaro narra come nacque per intervento del padre Apollo, che lo trasse fuori dal ventre della madre già morta, e come venne fulminato da Giove perché con le sue arti mediche poteva resuscitare i morti. L'universo romano, dominato da Giove, il dio padre della triade capitolina, si configurava in un ordine morale fondato sulla volontà e il libero arbitrio. Il fortuito, il gratuito, concetti propri di altre culture, erano valori negativi per i romani, che tuttavia ne controllavano l'esistenza con divinità ufficialmente riconosciute. Il fortuito era compito della dea Fortuna, alla cui protezione si rivolgevano gli sconfitti e gli emarginati. La Fortuna aveva un tempio grandioso a Preneste, dove ci si recava per consultarla mediante gittata dei dadi o estrazione di particolari tavolette, le sorti. Mentre a Giove, attraverso vari sacerdoti vaticinanti, si poteva chiedere soltanto l'assenso o il diniego su una decisione già formulata, alla dea Fortuna si chiedeva un pronostico. Con Giove operavano la volontà e le decisioni delle assemblee deliberanti attraverso le quali si mirava alla programmazione del futuro. Con Fortuna, il futuro poteva essere solo subito, poiché ci si affidava al caso. Flora era una divinità di origine italica. Regina dei giardini fioriti e degli orti, presiedeva insieme a Venere anche alla sessualità. Flora, dice Ovidio, non è una dea severa, e i doni che porta si addicono ai piaceri. Non dà grandi speranze, vuole soltanto che tutti godano delle sue feste,
si adorna di vesti variopinte, come di colori diversi si adorna la bellezza dei fiori. Le divinità della natura selvaggia erano innumerevoli, soprattutto dopo l'innesto su quella romana della mitologia greca. Una fusione e identificazione tra le più evidenti fu quella tra il greco Pan e il romano Fauno, e di riflesso fra le divinità loro dipendenti, i satiri e i fauni. Gli dei delle acque, come Oceano e Nettuno, non ebbero mai molta diffusione di culto fra il popolo romano, ma anche intorno ad essi l'influenza greca determinò una fioritura mitologica con abbondanza di riflessi nell'arte figurativa. Nettuno fu già dall'inizio del IV secolo a.C. identificato col greco Poseidon, che aveva il suo magnifico tempio a Pestum. A Roma ebbe vari templi, tra i quali uno di grandi dimensioni fu costruito sotto l'impero di Adriano presso il Pantheon. Fuori dal rigido ordine morale di Giove, quando la volontà e il rigoroso rispetto delle regole non erano sufficienti, si imploravano da Venere i suoi favori gratuiti. Con Venere si faceva appello non al caso come con fortuna, ma alla magia. Fine della Repubblica, il dominio politico di personalità carismatiche come Silla, Pompeo, Cesare, spesso in contrasto col Senato, fece crescere di importanza il culto di Venere. L'attributo di regina indicava in Giunone la sposa di Giove e la protettrice delle donne romane, in particolare delle partorienti. Come Iuno Lucina era colei che aiuta a venire alla luce. Le era sacra la falce sottile di luna, simbolo del divenire. Un tempio le era dedicato a Gabi, poco lontano da Roma. Come dea della triade dominante, Giunone aveva una cella sul Campidoglio vicina a quella di Giove. E come Giove aveva molti attributi. L'identificazione con la greca Era accrebbe il suo carattere di protettrice della vita coniugale e dei diritti acquisiti. Anche Minerva, la terza dea della triade dominante, ebbe accanto al tempio di Giove Ottimo Massimo una cella simmetrica a quella di Giunone. Minerva proteggeva le armi, ma anche ogni geniale attività della mente e dello spirito. Così Ovidio la presenta come ammonizione ed esempio al fratello Marte. Marte guerriero, vedi bene come Minerva si comporti con valore nelle cruente guerre, ma non si impegna di meno nelle nobili arti. Nel De Natura Deorum, Cicerone scrive: «Si pensa che Diana si identifichi con la luna, ed è chiamata Diana perché tramuta la notte in giorno». Come dea dei boschi presiedeva anche alla caccia. Fino ai secoli dell'impero sopravvisse una remota usanza italica. Nel bosco presso Nemi, sacro alla dea, dominava un suo strano sacerdote, quasi sempre uno schiavo fuggitivo, il Rex Nemorensis,
Egli poteva essere spodestato soltanto da uno più forte di lui, che lo uccidesse per prenderne il posto. Diana significa la luminosa. La sua festa in giugno coincideva con il giorno della luna piena. Diana Nemorense aveva un tempio a lei dedicato sull'Aventino. Il trasferimento del suo culto a Roma sembra che sia avvenuto proprio dopo la vittoria dei Romani sui Latini. Quindi proteggeva i Latini, ma ricordava loro che non erano romani. Questa subordinazione intrinseca di Diana dovette accentuarsi nel tempo, poiché sappiamo da Festo che la sua celebrazione annuale venne chiamata il giorno degli schiavi e doveva essere una specie di festa della servitù. Forse l'identificazione con una particolare Artemide protettrice delle donne spiega alcune ambiguità per cui il culto di Diana era legato alla luna e alle gestanti, ma anche alla castità e alle vergini. Ancora ai tempi di Ovidio, come dicono i suoi versi, donne esaudite nei voti, cinta la fronte di serti, vengono da Roma con fiaccole accese. Andavano a piedi fino ad Ariccia, portando simbolicamente la luce alla dea, come a stimolarne per magia la funzione essenziale riguardante le lunazioni e la maternità. Di fronte al Palatino, colle di Romolo e del potere patrizio, Cerere, come Diana, ebbe un tempio sull'Aventino, colle del fratello perdente Remo e della plebe. Anche Cerere fu dea dell'Aventino, colle dei non romani, che divenne un pericoloso centro di raccolta per ogni secessione plebea. Il culto di Cerere rispetto a quello di Diana assunse per la classe patrizia significati ed effetti ben più preoccupanti. Cerere e suo figlio Libero ereditavano dai loro ascendenti greci i culti misterici di Demetra e Dioniso. Entrambi rappresentavano una forma di riscatto dalla condizione umana per quanti la ritenessero inaccettabile. A Roma divennero il riferimento divino della plebe nella lotta per ottenere i pieni diritti civili. Con l'aggiunta della deità minore, Libera, si formò una triade plebea dell'Aventino, costituita da Cerere e dai figli Libero e Libera, in opposizione alla triade patrizia di Giove, Giunone e Minerva sul Palatino e il Campidoglio. Thank you.
La valle che separava il Palatino dall'Aventino poteva considerarsi zona neutra. Al Circo Massimo si eseguivano annualmente parate e ludi a dimostrazione della forza romana. Cerere, dea della plebe, ebbe i suoi ludi in aprile, mese del Natale di Roma. Era una provocazione per i patrizi che dedicarono altri giochi alle loro divinità nello stesso mese. Riti religiosi e ludi sacri diventavano così nella metropoli dell'antichità pretesti di lotta politica. L'universo religioso romano si apriva all'evoluzione storica con Giano, ma restava saldo sui valori della tradizione storica con Vesta. Nelle più antiche formule rituali, ogni invocazione cominciava con Giano e finiva con Vesta. Le Vestali conservavano il fuoco perenne nel suo tempio. La Vergine Vesta, dice Ovidio, gradisce soltanto sacerdotesse vergini. Da Vesta, vivida fiamma, non vedi nascere alcun corpo. Ella non può che essere vergine. I romani, quasi collettivamente consapevoli di possedere la cultura utile a dominare ed emanare leggi, non si opposero mai troppo all'egemonia culturale della Grecia, purché non intaccasse il loro primato politico, economico, militare, l'unica egemonia che li interessasse. La cultura greca giungeva a Roma per due vie non concordanti. L'arte e la letteratura fornivano immagini e mitologia alla religione, ma parallelamente cresceva di importanza in Grecia e di riflesso a Roma una coscienza critica filosofica che da Eraclito a Aristotele prese a demolire le credenze popolari. L'orgoglio nazionale romano non mancò di esprimere sia all'arte che alla filosofia elleniche forti opposizioni che ebbero un protagonista in Catone. Un poeta romano ebbe a dire: «Il costume straniero non è che molteplice inganno. Un Catone vale mille Socrati». In ogni caso, le immagini delle divinità dell'Ellade arrivavano numerosissime a Roma, in originali o in copie magistralmente eseguite. Il dio Mercurio, identificato con il greco Hermes, ebbe in Roma grande ricchezza di immagini, ma non i valori che ne avevano fatto in Grecia il sublime tramite fra gli dèi e gli uomini. L'arte greca fu un fortissimo fattore di trasformazione della religione romana. Quasi tutte le divinità latine, anche quando conservavano i contenuti del culto originale, prendevano via via significati e forme greche. Era una dipendenza culturale che poteva anche essere conveniente. Augusto,
osserva Schilling, seppe sfruttare a vantaggio della romanità l'idea greca della coppia Ares-Afrodite. Egli non intendeva riprendere i simboli ellenici dell'amore e della guerra, ma unire il padre di Romolo alla madre di Enea, progenitrice del popolo romano. Verso la fine della Repubblica avevano preso a diffondersi in Roma culti orientali come quello di Iside, con tutto il fascino misterioso della loro simbologia. La stessa grandezza culturale della Grecia ormai forniva mezzi inadeguati a rappresentare una realtà religiosa, politica, sociale troppo grande. L'armonioso equilibrio del Dorico nei templi di Pestum sembra rappresentare un mondo lontanissimo nello spazio e nel tempo dalla caotica e immensa città che da ogni parte assorbiva ricchezze, ma anche i popoli, le culture, le religioni più diverse e contrastanti fra loro. La costruzione del Pantheon, tempio di tutti gli dei, nel secondo secolo d.C., assume valore emblematico in una città che ormai rappresentava tutte le genti e dove il singolo comportamento religioso poteva essere liberamente scelto purché non pregiudicasse gli interessi della comunità. Intanto, gli imperatori romani non potevano rassegnarsi a essere comuni credenti. Quando il cadavere di Augusto fu arso nel Campo Marzio, fu fatta vedere un'aquila volare in cielo, a simboleggiare l'assunzione dell'imperatore tra gli dei. Il rito ebbe successo e fu ripetuto per i successori. La deificazione dell'imperatore risolveva il problema di ogni monarchia, il fondamento divino del potere, problema che per l'impero romano era aggravato dalla mancanza di una divinità dominante e credibile. A maggior convinzione degli increduli, le statue degli imperatori divennero sempre più grandi, forse crescendo di pari passo con l'intima insicurezza premonitrice di decadenza e caduta. Nella religione della Roma repubblicana ci si salvava in questo e non nell'altro mondo. Durante l'impero si diffusero alcune religioni che offrivano salvezze indimostrabili nella loro trascendenza, ma con forte potere di attrazione sul popolo. Fra queste religioni, quella cristiana, prima sottovalutata nella sua forza, poi più volte perseguitata, trionfò sotto Costantino, che ne rese libero il culto con l'editto di Milano nel 313 d.C. A parte ogni reciproco rapporto di causa ed effetto, la diffusione del cristianesimo e la decadenza dell'impero seguirono uno svolgimento contemporaneo. Nella Roma imperiale, il crescere della ricchezza e dei consumi sfrenati esaltava, come in ogni metropoli di ogni tempo, il privilegio di una minoranza e l'emarginazione di una moltitudine. Il desiderio inappagato di partecipare al visibile benessere cresceva di pari passo nel sentimento religioso con istanze emotive sempre più vaghe, angosciose, esigenti, alle quali il cristianesimo poteva dare risposte più efficaci della divinità imperiale. Thank you.
Le ricchezze, la pluralità di fedi e di popoli, i grandi spettacoli teatrali e circensi, tutto ciò che faceva di Roma una metropoli pulsante di vitalità, conteneva anche il germe della corruzione e della rovina. Già Ovidio faceva dire a Giano: dopo che la fortuna sollevò le sorti di questo luogo, crebbero le ricchezze e di ricchezze la sfrenata cupidigia. Quante più ne possiedono, tante più ne chiedono. Si affannano a guadagnare per spendere e riavere il denaro speso. I vizi alimentano se stessi. Su questo mondo pieno di contrasti, miseria e dissipazione, piaceri e crudeltà, gli dèi della religione ufficiale e a maggior ragione la pretesa divinità dell'imperatore perdevano ogni potere di controllo. Un contorto, spesso torbido misticismo improntò la vita di alcune corti imperiali come quella dei Severi, dove ad esempio Eliogabalo, oltre che imperatore, era sacerdote del dio Sole. I culti misterici di Iside e di Mitra, per nominare solo due dei più importanti, furono durante tutti i secoli dell'impero seri rivali del cristianesimo, con il quale il mitraismo ebbe alcune analogie nei sacramenti del battesimo, dell'unzione, della comunione. Ma soprattutto il monoteismo cristiano, con il suo rigido sistema etico, i suoi messaggi di pace e affrancamento dalla schiavitù, doveva esercitare un'azione disgregante sulle antiche divinità capitoline, sugli dèi figli di Giove e di riflesso sulla potenza di Roma che avevano anch'essi contribuito a sostenere. Sotto Teodosio il cristianesimo divenne l'unica religione di Stato. Lo stesso Teodosio decretò lo smembramento e la fine dell'impero spartendolo tra i figli Arcadio, che ebbe l'Oriente, e Onorio, cui toccò l'Occidente. Le parole di un padre della Chiesa del III secolo suonano come triste necrologio per gli dèi caduti, che pure avevano ispirato tanta arte e poesia. Quante cose ridicole narrate delle vostre divinità, che vengono alle mani tra loro come gladiatori, e Marte quasi muore in carcere. E Giove corteggia la sorella e le racconta di tutte le sue amanti. Anche gli attori di pantomime mettono in mostra la turpitudine dei vostri dèi. Il sole piange per suo figlio e voi ridete. Cibele smania per un pastore e voi non arrossite. Sopportate che si snocciolino le avventure amorose di Giove. Quando la maschera di un vostro dio copre la testa di un comico, voi stessi violate la divinità con i vostri applausi. Siete senza dubbio più devoti nel circo, dove i vostri dèi danzano sopra il sangue e gli avanzi dei supplizi umani.